Eccoci, siamo in diretta qui dalla Torrefazione Bertini. Allora, questa sera abbiamo una diretta molto lunga, diciamo, ecco qua Francesco, insomma, che ci ospita in questa, adesso vi faremo vedere anche la bellissima tavolata, insomma, che abbiamo preparato, e siamo qui sempre con Stefano Zorzi, che oramai è un abitué di queste dirette. Ormai, ormai. Luca, allora, dicevamo che praticamente stavamo parlando della tua azienda, che è un'azienda di famiglia, da metà 800 che nasce. Sì, è un'azienda che nasce dall'inizio dell'Ottocento, quindi è un'azienda che ha, diciamo, una storia molto importante, ma all'inizio degli anni 2000 abbiamo, insomma, deciso di iniziare questo percorso, diciamo, in agricoltura, in maniera un po' più, diciamo, seria. Abbiamo iniziato con il vino, la prima annata uscita è la 2001, e siamo usciti solamente con due vini, che sono il Tegolaro e il Poggio Canneto. Dopodiché, nel corso del tempo abbiamo, diciamo, ampliato la gamma e siamo arrivati adesso che produciamo circa sette tipologie di vino, partendo dalla Bollicina, che è l'ultima nata, che è uno Chardonnay in metodo classico, che fa 30 mesi sui lieviti. Dopodiché facciamo due bianchi, che è uno il Rile, penso che lo starete assaggiando, e il Poggio Canneto. Sono due bianchi, esatto, questo è il Poggio Canneto, che è un bianco che è il primo bianco nato dell'azienda, che è uno Chardonnay 90% e 10% è Pinot Bianco. Nel corso del tempo, mi sentite? Sì. Dico, nel corso del tempo l'uvaggio è sempre rimasto quello, abbiamo fatto sempre il 90% Chardonnay e il 10% il Pinot Bianco, è cambiata solamente la quota di legno. Il primo vino che abbiamo assaggiato, che stiamo degustando, qual è? Il Rilè. Allora, iniziamo dal Rilè, perché voi fate due bianchi praticamente, il Rilè e il Poggio Canneto, giusto? Esatto. Il Rile è il bianco, diciamo, d'entrata, è un bianco che fa solamente acciaio, è un blend di Chardonnay, Grechetto e Trebbiano, che sono, esatto, che fa solamente acciaio questo vino. È un vino d'annata, dove cerchiamo di ottenere da questo vino un impatto organolettico, insomma, importante, e che abbia una bella sapidità, una bella mineralità, insomma, è più un vino da aperitivo, chiamiamolo così, oppure da primi piatti, qualche crudo, qualcosa del genere, esatto. Poi anche bene, Stefano, insomma, lo conosce bene e ci può dare anche una mano a livello anche olfattivo, insomma, a descrivere un po' questo vino, insomma, ecco. Beh, è un vino molto adatto con il pesce, e ha queste note minerali, di sapide, sicuramente si avvertono anche le caratteristiche dei vitigni che vengono utilizzati, Chardonnay in primis, e anche il Grechetto come varietà, diciamo, varietà. Sì, autoctona umbra, insomma, ecco, il Grechetto e il Trebbiano sono due, diciamo, autoctoni. Poggio Canneto, allora, abbiamo detto che è l'altro vino bianco. Che bianco? È vino bianco. Sì. Esatto. L'annata che state assaggiando è la 2018, che secondo me è una tra le migliori annate che si possono degustare, secondo me. È stata un'annata dove ha piovuto, ha fatto circa tra i 200 e i 250 mm di pioggia, ripartiti in tutto l'anno, quindi è stata un'annata molto precisa, secondo me. È diverso, insomma, dall'altro, dal rilievo. Sì, carico, sì. Diciamo, dal colore, esatto, diciamo. Sì. Sia che è più carico, dato che comunque lo Chardonnay del Poggio Canneto viene coltivato in una zona diversa dall'altro Chardonnay del Rile, è un
è coltivato su un poggio che si chiama il Poggio Canneto, che è un poggio dove ha un terreno particolarmente favorevole per i bianchi, che è un terreno molto sassoso, quindi riesce a dare anche delle note minerali importanti, ha una bella acidità, ha anche un bel volume di alcol, e quel giallo dorato lo dà sicuramente la percentuale di Chardonnay che fa Barrique. Volevo fare una domanda sul Poggio Canneto. Sì. Luca, hai riferimenti Poggio Canneto, tu lo bevi anche adesso del 2013-14, come invecchia, che evoluzioni trovi? Guarda, io qualche mese fa ho avuto, secondo me, l'onore di aprire una bottiglia del 2005 di Poggio Canneto, ancora un'acidità altissima, si sente l'albicocca candita, riusciamo a sentire il miele, quindi è un vino che invecchia in maniera ottimale, secondo me. Il rosé è un gamay 100%, questo è un gamay 100%, fa circa... Invece ci assaggiamo il rosé le cupe, e come viene fatto? Stavo leggendo pressatura soffice e una macerazione di poche ore, giusto? Esatto, è una pressatura delle uve, lasciamo le uve in pressa per circa due ore e mezza, dopodiché pressiamo e segue la normale fermentazione come se fosse un bianco. Quindi fa solamente acciaio e lo affiniamo per circa 5 mesi sulle fecce fini e dopodiché lo imbottigliamo. Cin. Sente e si sente al naso, eh? Sì, poi noi abbiamo fatto una scelta particolare questo anno, è quello di utilizzare il tappo vite per questo vino. È una scelta pensata e ragionata. E come mai avete scelto il tappo vite? Perché è un tappo che riesce a preservare molto di più rispetto al tappo in sughero o qualsiasi altro tipo di tappo. No, è un tappo che riesce a preservare i profumi del vino rispetto a un tappo in sughero che, facendo passare l'ossigeno, fa evolvere questi profumi e quindi non sono così freschi e fragranti come lo è adesso. Insomma, è stato per chi non vuole che il vino continua ad evolvere in bottiglia, insomma, il tappo vite, giusto? Sì, noi ci piace che il vino resti come così, non è un rosso o magari che comunque ha bisogno di ossigeno per far ammorbidire i tannini. In questo caso, meno ossigeno prende, meglio è per noi, secondo noi. Ah, l'Oscano è un blend di 70% è Gamay del Trasimeno, un 30% è Sangiovese, e solamente la quota di Sangiovese fa 6 mesi di barrique. Okay. Invece il Gamay fa solamente acciaio. Ok. Passati questi 6 mesi, assembliamo e imbottigliamo. Il contrario? Ho capito. 70 Gamay e 30% Sangiovese. Ah, e quindi... Sì, esatto. La 2019, esatto. Perfetto. Okay. Sì, è più Gamay. Quindi è un vitigno particolare, cioè è un clone particolare questo Gamay del... Sì, è un vitigno... Sì. Viene dal Beaujolais, insomma, dalla Valle di Ronda. Dovrebbe insomma essere la famiglia del Cannonau, se non erro, del Grenache. Esatto, è la famiglia del Grenache. Grenache, Cannonau, Tokai Rosso, la famiglia è questa. Ok, quindi ha delle note più strutturate, forse anche un po' più spigolose. Okay. Sì, diciamo che noi lo diciamo, almeno per me, il Gamay lo si percepisce molto al naso, secondo me, che non in bocca. In bocca è più forte la nota un po' più dolce del Sangiovese, questo tannino un po' più morbido, che rispetto al Gamay è un po' più aggressivo il tannino, però
al naso è questa ciliegia, questa frutta rossa, questo è tutto il gamè. Puoi fare un'ultima domanda. L'idea di questi cioccolatini, sia la crema dell'olio di gocce di Lumia, che è un bacino da semignolla, come mai questa scelta aziendale? Ma noi siamo, diciamo, vicino a Perugia, che è la città del cioccolato, quindi ecco, volevamo fare questo abbinamento un po' ardito con il passito, cercando di creare il nostro moscherie, che al posto del liquido dentro ci fosse il nostro passito. E invece il cioccolato bianco comunque è per richiamare l'olio, che è un'altra nostra produzione, quindi ecco, abbiamo scelto di fare queste due varianti, insomma, ecco. Bene, allora ciao e ci vediamo presto e ti salutano tutti. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo. Ciao.